Alessandro Boria, un atleta del Candido Junior Camp Oso, tappa Porto Torres. Ecco, come ti stai trovando in questo camp? Bene, stiamo lavorando bene e ci stiamo divertendo, ci sto conoscendo tanti ragazzi che non avevo mai visto, ma sono tutti simpatici, stiamo bene insieme e spero di passare questi giorni al meglio possibile. Per te è il primo camp, primo Candido Junior Camp, però tu già giocavi a basket in carrozzina, ci puoi raccontare come è iniziato e come ti sei avvicinato a questo sport? Allora sì, è il primo camp e io mi sono avvicinato a questo sport andando a vedere la Coppa Campioni in Germania e ho visto Carlo Di Giusto e dopo questa Coppa Campioni ho detto lo sai che c'è, voglio provare anch'io, mi sono messo su una carrozzina al Santa Lucia e da là non ho più smesso perché ormai è diventato la passione più bella che io posso fare. Ma quanto è figo il basket in carrozzina? È una cosa che non si può spiegare, la puoi solo provare. Magari ci sono tanti ragazzi come te che non lo conoscono, non l'hanno mai provato. Vogliamo fare un appello a questi ragazzi? Io dico che loro devono provare, poi sta a loro decidere, però dico che stare insieme a tutti, ho fatto tante esperienze, è bellissimo, quindi proviamo questa esperienza e poi sta a loro decidere. Consigli anche di venire al Candido Junior Camp Oso? Certo, perché tutti quelli che lavorano per questo camp sono bravissimi, se lo meritano di fare questa cosa, e quindi veniamo al camp. Allora, Alessandro Boria non è venuto direttamente, cioè è venuto da Roma, ma è passato per San Siro. Ecco, ci vuoi descrivere Milan-Roma? È una bella partita, però per il risultato... Ha vinto la migliore. Deludente, però il Milan se lo meritava. Quindi sei rimasto contento comunque di essere andato? Sì, è sempre un'esperienza.